Io mi sento molto motivato a portare questo saluto, intervento a nome della Regione che mi vede qui impegnato sia come persona fisica che come persona giuridica. Per dire intanto grazie ad Angelo De Nicola per lo sforzo che ha saputo compiere, perché un'opera di questo tipo non chiede soltanto passione, ma anche competenza, diligenza, tenacia nel fare in modo che la volontà poi si trasformi in concretezza, in risultato, e questo accade solo quando la dedizione è consistente. Naturalmente la dedizione riesce a fare premio quando c'è il da descrivere, quando c'è il da narrare, da raccontare. E qui siamo davanti a tanto corpo, a tanta sostanza, starei per dire a tanta carne di libertà e di pace che hanno permesso la narrazione di cui oggi offriamo la presentazione. Qual è la ragione per cui c'era motivo di essere qui come Comune dell'Aquila, come Regione Abruzzo, come competenze della città e premure della città? La competenza è tutta rappresentata dal presidente emerito dell'Accademia della Crusca, dal professor Sabatini, ma naturalmente anche dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria e da tutti quanti voi che così numerosi esprimete e rappresentate la premura di un'intera città. Perché c'era motivo di essere qui? Perché credo che noi riusciamo, attraverso le luci che accendiamo su quest'opera e su quello che contiene, consentiamo all'intera regione Abruzzo di non essere soltanto un trapezio di terra o un trapezio di numeri demografici, ma consentiamo alla regione e ancora di più alla città dell'Aquila di essere un luogo particolarmente riconoscibile. Mentre mi recavo qui, mi ponevo la domanda: se fossimo nel Medioevo, quando i territori si raccontavano in ragione dei contributi che offrivano, tant'è che noi abbiamo l'immagine e la consapevolezza che San Marino, per esempio, è la terra delle libertà, e in un immaginifico viaggio del Medioevo, nel Medioevo, quando queste carrozze che si spostavano si avvicinavano a toccare San Marino, San Marino veniva memorizzata come la terra delle libertà. Così come San Miniato, la terra dove si prediligeva il risparmio. Ecco, l'Aquila è assumibile come la città che consente anche al territorio che sta fuori di sé di essere ricordata, l'Aquila è il territorio ricordato come la terra, il territorio che ha consentito che cosa? Il più grande dei valori della civiltà, il valore della pace che si nutre attraverso la tolleranza, che a sua volta si alimenta del perdono. Tutto questo mi fa dire che non è soltanto un elemento che sta nella storia da scrivere, da raccontare e da tramandare, ma è proprio in una formidabile pagina di modernità e di contemporaneità valoriale. Io ho a mente l'insegnamento, per esempio, di un grande italiano che vuole molto bene all'Italia che funziona, De Rita, quando ci dice che noi dobbiamo ripensare ai territori nella capacità che i territori hanno di assicurare flussi, relazioni, legami. Ed è chiaro che il valore del perdono, che la perdonanza ha sacralizzato, istituzionalizzato, è un valore che consente all'Italia di farsi riconoscere, consente a questo territorio regionalista di farsi rilevare e riconoscere. Ed è di qui che bene si è fatto quando si è pensato di candidare quale patrimonio dell'UNESCO la perdonanza aquilana e tutta l'esperienza di Celestino, in maniera tale che noi attraverso la coltivazione di questo valore consentiamo all'Abruzzo e all'Aquila di farsi riconoscere. Vedete, l'alternativa a questa condizione, a questa attenzione, è che noi inseguiamo un'altra idea di grandezza o di ingrandimento, la grandezza dei numeri demografici, che solitamente vale nelle stagioni di guerra. Le città volevano grandi numeri dentro di sé quando dovevano dichiarare guerra. Invece,
L'altra dimensione, l'altra categoria, che è quella del rapporto, della relazione, del flusso accogliente e amicale, ha bisogno della espressione del valore, del perdono e della colloquialità, della pacificazione. E su questo che io costruisco non solo la sottolineatura del diritto, ma quasi del dovere di avanzare questa candidatura. Una candidatura che di sicuro avrà il riconoscimento formalizzante di entrare a far parte del patrimonio dell'UNESCO, che però poi riempie di sé, diciamo, lo zaino dei doveri delle istituzioni, delle collettività, dei pezzi vitali della comunità, dei singoli, perché non è l'acquisizione di una collana o di una medaglia da esibire, poi è il vincolo che si assume nel fare in modo che davvero ci facciamo riconoscere come degni e dignitosi su questo piano. Mi permetto anche di aggiungere che c'è un grande studioso di sviluppo locale, un americano che ha molto studiato l'Italia, il quale ci insegna, Richard Florida, che noi dobbiamo sapere come le città si fanno notare nel mondo e anche nella storia. Le città si fanno notare nel mondo e nella storia alla condizione che siano immaginabili, anche a migliaia di chilometri di distanza. Come si fa a rendere immaginabile, mitizzabile, memorabile una città a migliaia di chilometri di distanza, quando quella città consente la memoria del meglio di sé, consente la conservazione del meglio di sé? Il meglio di sé è la virtù, e in questo caso il meglio di sé ha molto a che fare e coincide tanto con l'esperienza della perdonanza. Io per esempio voglio ricordare, e qui poi mi permetto di tratteggiare un suggerimento, quando nell'edizione dell'84 trovò ospitalità un convegno sulla pace, ecco lì secondo me si tratteggiava una delle altezze, delle ambizioni doverose di un evento di cultura, di civiltà, di religione qual è la perdonanza. Il convegno sulla pace, un convegno che era una infrastruttura che avvicinava popoli, storie, diritti, doveri, bisogni, dolori. Questa esperienza della perdonanza deve essere tutto quello che è, ma anche pezzi importanti di ciò che è stato. Pensate voi se si facesse in occasione della perdonanza l'anno prossimo, in coincidenza anche del risultato atteso e di sicuro guadagnando, se si facesse una riflessione all'altezza, anche con la robustezza della competenza, sul tema delle religioni e delle fedi, che è un tema che sta uccidendo la democrazia, che sta uccidendo la convivenza nella pace cercata nel mondo. Io penso che questo lo dobbiamo rendere oggetto di una riflessione. Bella è la frase con la quale sostanzialmente apre questo libro Angelo De Nicola, quando lui, da ragazzo della fellowship di quel giornale presso il quale prima ha donato il suo tempo e poi ha donato la sua bravura, dice: da quando si occupava di cronaca sportiva minore a quando il suo caporedattore gli dice vatti a occupare della perdonanza, lui cristallizza questo momento affermando: entravo nella mia maggiore età, entravo nella storia moderna e contemporanea della città. Ecco, non è soltanto un fatto che ha riguardato Angelo De Nicola questo aspetto. Riguarda, credo, ciascuno di noi quando si costituisce partecipe della vita collettiva. C'è un bravo giornalista che è di una cultura molto rigorosa, conservatrice ma illuminata, Giuliano Ferrara, dice che le persone quando si dispongono insieme e vivono rispetto ad una regola, ad un patrimonio, ad una consapevolezza, danno luogo ad una costituenzi, che è di più della Costituzione, proprio il patto che si stabilisce tra il chi vive, le regole di quella vita, il territorio, la storia e anche le ambizioni. Io credo che ci sia una costituenzi all'Aquila e in Abruzzo che è edificata proprio attorno a questa straordinaria esperienza di civiltà. Questo però non fa parte solo del passato, non sta in uno zaino che ogni tanto produce luminosità, sta in avanti che ci guida e ci fissa la strada. Io sento la responsabilità come presidente della regione e voglio essere di aiuto. Io sono profondamente convinto, qualche volta ne parlo anche con colloquialità informale col prefetto dell'Aquila, che voglio salutare anche da qui, io penso che la legittimazione delle istituzioni derivi da ciò che le istituzioni sanno realizzare, sul fronte della realizzazione.
Noi, dopo che incasseremo il riconoscimento dell'UNESCO, dobbiamo dare luogo ad un'altra stagione di perdonanza, dove ciascuno di noi realizza quel supplemento in più di funzionalità, anche per essere legittimati a parlarne di perdonanza. Grazie e buon lavoro.